Nel giorno di San Cetteo, festa del santo patrono di Pescara, si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città la cerimonia solenne per il conferimento delle benemerenze civiche dei Ciatte d'Oro e dei Delfini d'Oro, premiati dall'amministrazione comunale con il Delfino d'Oro Giulia Base, l'artista teatrale, Agostino Consoli, medico e docente universitario, Giuseppe Mauro, economista e docente universitario, Remo Ruffini, fisico e anche lui docente dell'università. Ciatte d'Oro alla memoria sono stati invece attribuiti a Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio Pescara Chieti, Gabriella Bosco, prima donna sindaco di Pescara, Valfrido Del Villano, docente e preside del Liceo Scientifico Da Vinci e Pasquale Pacilio, giornalista e direttore di Rete 8. I Ciatte d'Oro sono andati ad Ezio Barbi, maresciallo dell'Aeronautica Militare, Enea Cetrullo, artista, Don Palmerino Di Sciascio, sacerdote per 56 anni, e Vincenzo Marinelli, imprenditore e dirigente sportivo, oltre che presidente onorario del Pescara Calcio. È una giornata che mette insieme fede, tradizione e merito, perché oggi noi premiamo coloro che si sono distinti nella nostra città, ci sono anche persone che vengono premiate alla memoria, sono qui per ricordare che sono nati a Pescara o sono vissuti a Pescara, perché noi premiamo sia coloro che sono nati a Pescara che quelli che sono vissuti a Pescara e che hanno fatto della pescaresità un simbolo, permettendo alla nostra città di diventare quella che è diventata. Ho dedicato gran parte dei miei studi alla conoscenza dell'economia regionale e in questo contesto ovviamente anche di Pescara, e ho cercato di rappresentarla, diciamo, nel migliore dei modi, senza ovviamente eccedere in entusiasmi, ma neanche senza cadute depressive, diciamo, in una maniera equilibrata, perché io ritengo che questa città sia una città di grandi potenzialità. Non a caso in passato era definita la città senza rughe, che è un'espressione bellissima per dire della vitalità che Pescara mantiene in tutti questi anni, e mi auguro anche per il futuro. Raggiungere certi riconoscimenti con l'arte significa che, perché l'artista lavora sempre notte e giorno, pensa al suo ideale. Quando qualcuno lo saluta, lo premia, va alle stelle, quindi è una conferma che lavoriamo bene e dobbiamo lavorare ancora meglio. Il mare cominciò dal Museo Ittico, Il mare che muore, e per tanti anni ho dipinto quella storia. E poi l'ultima mostra Giulia racconta, che il Comune Pescara fece all'Aurum, una grande mostra e una grande opportunità. Devo dire che Pescara, il Comune, la città, tutta l'Abruzzo, ma sta facendo passi da gigante anche con l'arte